Regione Lombardia e nella fattispecie il gruppo Lega Nord è in piena battaglia su tutte queste autorizzazioni che non possono essere un'opportunità per il territorio. Noi riteniamo soprattutto che in provincia di Pavia il territorio sia stato negli anni passati già sufficientemente violentato dalla politica o dalla cattiva politica del territorio della provincia di Pavia. Quindi oggi noi non vogliamo assolutamente aggiungere altri elementi negativi al nostro territorio, e quindi questa discarica di amianto, come quella anche di Ferrera, vogliamo assolutamente trovare qualsiasi spazio di manovra perché non si portino avanti. Una discarica non può essere un'opportunità per un territorio, anche la discarica meglio fatta. Oggi si è conclusa la conferenza di servizi proprio ieri. E grazie all'apporto dei comuni, che io ringrazio, dei sindaci, dei tecnici, degli amministratori, di chiunque, dei comitati, di chiunque è riuscito a portare un valore aggiunto nel ragionamento, si sono messe in luce numerose criticità. Noi anche come gruppo Lega Nord abbiamo messo in luce una che riteniamo estremamente importante, cioè abbiamo portato in aula una mozione che poi è stata votata all'unanimità, e la mozione dice chiaramente che qualsiasi tipo di autorizzazione per impianti di discariche di amianto deve fare i conti non con la vecchia normativa regionale, ma con la nuova normativa regionale, una nuova normativa regionale che ovviamente non consente questo tipo di impianti. Quindi ci auguriamo che chi è deputato, in questo caso mi riferisco ai dirigenti regionali, tenga conto delle volontà politiche e soprattutto delle volontà di un territorio e rispetti territorio e politica, e quindi non autorizzi assolutamente interventi che nulla hanno da dare opportunità a un territorio bello e affascinante come il territorio della provincia di Pavia.